Sono molto felice di essere qui e di rispondere un po' alle vostre domande, alla vostra richiesta di fare questo, diciamo, insieme che possa parlare di quello che ho fatto nella vita per questa collezione. Io ho diverse gallerie d'arte, il mio lavoro lo faccio da quasi 50 anni. Quindi sono uno che ha sempre vissuto nel mondo dell'arte. Non sono uno storico dell'arte che ha studiato il tutto sui libri, ma sono uno storico dell'arte vissuta. Insomma, io mi ricordo quando andavo con mio padre, ho conosciuto Soffici, ho conosciuto Rosai, che fra l'altro ha fatto un ritratto a mio padre quando avevo 12 anni. Però tutto il secolo XX l'ho vissuto in prima persona, per questo ne posso parlare con una certa cognizione, insomma. So quali sono i quadri che vanno di più, quelli che vanno di meno. So riconoscere un quadro falso da un quadro vero al 90%, non sempre, ma comunque. So vedere se vengono degli artisti da me a farsi vedere, a farmi vedere il loro lavoro. Molte volte mi rimane difficile, ma so vedere e conoscere il quadro, l'artista più bravo che ha talento da quello che, non, che purtroppo non ne ha. E se si parla di questo discorso, un discorso un po' difficile perché a volte si deve dare delle risposte anche non buone sul lavoro di giovani artisti. Però diciamo che l'arte è bella sempre, anche quella che sembra che sia non di qualità. Per chi la fa, un artista deve dipingere per se stesso, non per gli altri. Deve dipingere per se stesso e godere di quello che fa, con fiducia. Quindi molte volte il risultato è buono e certi giovani artisti sono veramente anche intelligenti, fanno delle cose belle, altre volte vedo delle cose che, non, che, non, che io, con tutto il rispetto che bisogna avere per i giovani artisti, però magari vengono. Dopo, io quando vedo un artista che assomiglia a Vedova o assomiglia a Fontana o assomiglia a. No, l'arte non è questa. L'arte non è copiare. L'arte è essere innovativi, conoscere quello che è stato fatto fino ad oggi nel mondo dell'arte e da lì andare avanti, proponendo un'idea nuova, un qualcosa di. Che non è stato fatto prima. Quello è l'artista che si riconosce, che si vede, che vale, non quello che copia oppure in maniera artigianale rifà il Duomo di Firenze, oppure non è quello, non è quello l'arte. Comunque, parlando della mia collezione, io si è fatto un discorso un po' alla rovescia, cominciando un po' su quello che è l'arte contemporanea. Però vorrei raccontarvi com'è nato questa mia passione, questa mia idea, perché io facendo il lavoro da 40 anni, 50 anni, questo è capitato casualmente, come tutte le cose nella vita, ti passa un qualcosa e lo devi afferrare al volo. Io avevo visto questo palazzo, che è uno dei più bei palazzi fiorentini. Il Palazzo Bartolini Salimbeni è uno dei, io vorrei metterlo fra i primi cinque palazzi di Firenze come architettura. Per rimanere è stato costruito nel 1520 da Baccio d'Agnolo e dopo ho avuto questo spazio mi è venuta la voglia di mettere un punto fermo alla mia vita e di dire certi quadri non li tocco più, non li vendo più. E allora si può trovare in queste sale opere che partono da Fattori, da Boldini, dal Novecento, da De Chirico, da Campigli,
da Morandi da, e via, e poi nella seconda a Fontana, a Burri, perché io il mio XX secolo nasce con Fattori, Boldini, Severini, però poi continua il suo spazio, la sua continua durante tutto il XX secolo, per cui c'è il prima della guerra, il dopoguerra, e per cui c'è Fontana che è un grandissimo, un gigante, lo paragono a Picasso, io, che ha fatto una cosa che non ha fatto nessuno. Molti dicono: cos'è Picasso? Cos'è Fontana? Un taglio? No, non è un taglio, è andato oltre la tela, ha fatto un'invenzione, non l'aveva fatto nessuno. Quindi Fontana è un grandissimo, e il mio valore qual è? L'averci creduto prima degli altri, capito? Poi c'è stato Burri che ha fatto con le materie plastiche, come sa, insomma, ci abbiamo degli artisti, dei giganti ci abbiamo in Italia, e questi giganti artisti sia del dopoguerra che prima della guerra, qui li trovate nelle sale nelle sale nostre, trovate sempre delle cose di grande qualità. Io l'ho chiamato volutamente Collezione Roberto Casamonti e non museo, perché museo è un po'... ce ne sono tanti musei a Firenze. Io ho voluto chiamarlo collezione perché è uno spaccato del lavoro, del mio lavoro per tutta la vita. Io ho lavorato tutta la vita e nel mio lavoro ho diverse gallerie d'arte a Parigi, in Svizzera, a Milano, qui. Ecco, questo è il mio lavoro, comprare delle opere di qualità e vederle prima degli altri. Per esempio, si parlava di Fontana, in merito non è che Fontana non l'ho scoperto io, però io l'ho visto e io l'ho lavorato prima di altri, quando magari nessuno lo voleva. Ora tutti riconoscono in Fontana un artista magnifico, un artista che ha precorso i tempi. Io ce n'ho tanti di Fontana, perché ho avuto il coraggio non di venderli ma di tenerli. Qualcuno l'ho venduto, ma molti li ho tenuti e li ho, diciamo, amati, e li ho amati e non li voglio vendere nemmeno per tutto l'oro del mondo. Ho dei Picasso, un paio di Picasso, anzi di Picasso ce n'ho più di due, però due li ho messi in collezione, li ho messi nella prima parte della collezione, però sono giacenti presso la mia collezione e sono molto belli, e per me non sono i Picasso più belli del mondo, però sono per me i più belli del mondo, in quanto rappresentano per me l'ingresso da collezionista, da gallerista fiorentino a gallerista italiano, rappresentano il mio affacciarsi sull'arte mondiale, europea e mondiale. E Picasso è stato un gigante che io fortunatamente ne ho venduti alcuni, ma insomma tre o quattro ce l'ho ancora. E due sono in collezione, capito? Due sono in collezione, come pure ciò che, parlando dei grandissimi, Klee, Chagall, Miró. Poi nel secondo dopoguerra abbiamo alle mie spalle una cosa meravigliosa, uno che varrebbe il prezzo del biglietto, cioè abbiamo un Basquiat, Andy Warhol, Yves Klein, sono tutti nomi dell'arte, diciamo, di oggi. Quindi diciamo che la collezione si snoda dagli inizi del secolo e arrivando fino ai giorni nostri, quasi tutto un secolo di storia. E questo credo che valga la pena di vedersi, di farlo vedere. Io sono felice di farlo vedere, ma invito le persone a venire a vederlo. Perché? Perché comunque non è una mostra personale. Uno può fare una mostra di Cerite Chirico, o una mostra di Morandi, o una mostra di Fontana, che sono mostre, sono esposizioni. Qui da noi c'è, qui nella nostra collezione c'è uno spaccato di tutto il secolo. C'è un pezzo bello di Basquiat, c'è Rauschenberg, c'è Solliwit, c'è Kit Haring, c'è Tony Gregg, c'è Fontana, c'è Boetti, un grandissimo. Io qui dentro, se dopo lo guardate,
c'è un boetti di 6 metri, si chiama Tutto, è una cosa, non ce n'è al mondo un altro, di 6 metri è una cosa più unica che rara. E quello, anche quello, secondo me, vale venire a vederlo, vale, come dicono, il pezzo del biglietto, perché è veramente una cosa unica, una cosa bella. Sono stato seguito nell'allestimento da Bruno Corà, però per ordinarlo, per metterlo bene in ordine, capito? Però tutta l'arte povera, ora disgraziatamente è morto Germano Cerante, ma anche lui è stato qui a vedere, ha visto la collezione, ha visto che abbiamo tutti nella prima sala tutta l'arte povera, da Pistoletto a Boetti. Abbiamo, ecco, chi viene qua ha un panorama generalizzato su tutto il Novecento. Poi, cosa devo dirvi? Il palazzo è molto bello, vede anche un bellissimo palazzo fiorentino. Io spero di avere donato a Firenze un'occasione per chi viene a Firenze per vedere l'arte contemporanea. Non si deve venire a Firenze solamente per quello che ormai tutto il mondo ci riconosce, cioè dire il Davide di Michelangelo, oppure Bargello, oppure la Galleria degli Uffizi. Questi ormai siamo conosciuti, però secondo me credo di avere diciamo chiuso una lacuna, cioè a Firenze una cosa di arte contemporanea da potere, uno che ama l'arte contemporanea, venire a vedere, non c'era. Oggi c'è, con la mia collezione sono orgoglioso di poterla presentare e poterla far vivere. Niente è in vendita, vorrei precisare, perché questi sono quadri che ho deciso di togliere dal mercato, ma di farli vivere qui. E nessuno li potrà togliere o vendere, perché queste sono cose stupende che per me sono la mia memoria, il frutto del mio lavoro, e io lo amo particolarmente. Voglio dire una cosa, vorrei aggiungere con grande piacere che io vorrei che fossero soddisfatti chi viene a visitarla e chi viene a vederla, e che ne avesse un beneficio morale. Se ci fosse un utile, un domani, non verrà in tasca a me, ma devolverò l'utile eventuale per restaurare i monumenti a Firenze. Insomma, questa è una cosa che è Firenze, e quindi io mi auguro che sia una cosa bella, una cosa che venga visitata. Molto, mi farebbe molto piacere avere successo.